Cari amici, è bellissima l'espressione della prima lettura di oggi. Ci raggiunge nel mezzo dei nostri giorni cupi. È il profeta Daniele a rassicurarci con questa certezza. Non c'è delusione per coloro che confidano in te. Nel cammino della nostra vita collezioniamo tante delusioni. Siamo causa di altrettante delusioni anche per gli altri. È l'arte in cui riusciamo meglio noi umani, deludere. Dio però non ci delude. La sua relazione con noi si snoda attraverso tre direzioni: l'elezione, la promessa e l'alleanza. Tre parole che dicono amore, impegno e legame. Dio si è legato a noi, ci ama e si è impegnato per sempre. Questo non ci risparmia dalle traversate aspre e insidiose del deserto della vita, come in questi giorni, in cui anche la nostra fede è messa a dura prova. Dio non è un illusionista, a nessuno è risparmiata la fatica di vivere. Non è la nostra fede la garanzia che ce la faremo, ma la promessa del Signore. Egli è la nostra forza, non ci deluderà. Noi continuiamo a lottare e a sperare. Non desistiamo dal ricorrere ai mezzi che nutrono la nostra vita spirituale. Teniamo lo sguardo levato verso il cielo, pronti a scorgere l'arcobaleno. Sarà il segno che il nemico invisibile che stiamo combattendo ha deposto il suo arco di guerra. E ancora una volta sperimenteremo che Dio non delude. Nel frattempo, teniamo duro. E tu, o San Ferdinando, concedi pace e prosperità al popolo tuo. Buona giornata.